Buon pomeriggio dalla Fondazione De Gasperi. Siamo giunti al quinto appuntamento del corso di formazione politica estera, di sicurezza e difesa, il presente e il futuro dell'Unione Europea, promosso dalla Fondazione in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E nelle precedenti lezioni abbiamo sviscerato ampiamente il tema della politica estera, di sicurezza e difesa dell'Unione Europea. L'abbiamo visto dal punto di vista storico, abbiamo preso in esame le politiche di vicinato e di allargamento dell'Unione, la politica estera dell'UE nell'attuale scenario geopolitico e di sicurezza, focalizzandoci sia sul fronte orientale, quello ai confini orientali dell'Unione Europea, che su quello meridionale dell'UE, quindi Nord Africa e Medio Oriente. Oggi approfondiremo il ruolo dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione. Scopriremo come questo ruolo si è evoluto nel corso del tempo, quali sono le sue funzioni e come queste funzioni, come il ruolo dell'alto rappresentante potrà evolvere ulteriormente in prospettiva, in futuro. E a parlarci di tutto questo sono lieto di introdurre l'ambasciatore Luigi Guido Bono Cavalchini, già rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea e membro del Consiglio della Fondazione De Gasperi. L'ambasciatore Cavalchini ha svolto anche altri ruoli diplomatici all'interno dell'Unione Europea e presso numerose capitali del continente e conosce i meccanismi legati alla politica estera dell'Unione dall'interno molto da vicino e quindi ci farà da guida in questo approfondimento del ruolo dell'alto rappresentante per gli affari esteri, la politica sicurezza o politica di sicurezza dell'Unione Europea. Sono quindi molto lieto di passare la parola all'ambasciatore Cavalchini, che lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Prego, ambasciatore. Molte grazie. Anzitutto buon pomeriggio a tutti. Dobbiamo parlare di un argomento abbastanza delicato, come vedrete. E penso di dividere questo mio intervento in tre parti. Una parte che ha un carattere più generale, poi passerò a parlare della procedura di nomina dell'alto rappresentante. E infine parlerò del contenuto del mandato che ha l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, così come è contemplato dall'attuale trattato, il Trattato di Lisbona, che come forse loro sanno è stato sottoscritto il 13 dicembre del 2007 ed è entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Qual è la premessa che voglio fare? Ai sensi dell'articolo 18 del Trattato di Lisbona, l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione ha il compito anzitutto di guidare la politica estera e di sicurezza comune ed è nominato, come vedremo meglio in seguito, dallo stesso Consiglio europeo che delibera la maggioranza qualificata. Quando parlo di Consiglio europeo, parlo della composizione del Consiglio nel formato di capi di Stato o di governo, differentemente dal Consiglio dove intervengono invece i ministri degli affari esteri. Quello che mi interessa a questo punto mettere bene in evidenza è che rispetto all'alto rappresentante che era stato contemplato dal Trattato di Amsterdam del 1997, l'attuale alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune ha delle caratteristiche piuttosto diverse. Perché l'alto rappresentante
In realtà, a differenza del Trattato di Lisbona, a differenza, pardon, del Trattato di Amsterdam, l'alto rappresentante attuale è titolare dell'intera proiezione esterna dell'Unione Europea. Cosa intendo per proiezione esterna dell'Unione Europea? C'è da un lato, appunto, la politica estera e la politica di sicurezza e di difesa comune. Ma la proiezione esterna dell'Europa non si ferma lì, perché c'è una proiezione esterna che è la conseguenza, direi, normale, spontanea, del fatto di un'integrazione iniziata con i trattati istitutivi della CECA del 1954 e con i trattati di Roma, in particolare il trattato che istituiva la Comunità Economica Europea, e poi c'era anche il trattato istitutivo della Comunità dell'Energia Atomica, e a quell'epoca non si parlava affatto di politica estera dell'Unione. La prima volta che si sente parlare di politica estera è soltanto nell'atto unico, che era quell'accordo che era stato firmato nel 1986 e i cui negoziati erano cominciati nel giugno, o erano stati decisi più esattamente nel giugno del 1985 dal Consiglio europeo riunito a Milano. Però, indipendentemente dagli aspetti che sono connessi alla politica estera e di sicurezza comune, già fin dall'inizio il processo di integrazione europea, che era essenzialmente un'integrazione economica, aveva per forza di cosa dei riflessi esterni, che facevano capo, almeno fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, facevano capo interamente alla Commissione europea, tranne naturalmente la politica estera e di sicurezza comune. Che cosa significa tutto questo? Significa che l'Unione Economica e Monetaria, come loro sanno, è cominciata attraverso un processo che aveva portato al mercato unico, cioè alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. Ed era, almeno fino a questo momento, poi terminata con appunto il trattato di Maastricht, era poi terminata con il passaggio a partire esattamente dal 2001, ma la decisione era stata presa nel 1999, del passaggio all'euro. Ora è chiaro che l'unione economica ha una proiezione, già allora, indipendentemente dalla politica, che si proiettava verso l'esterno. Immagino, per esempio, gli accordi commerciali, che sono il risultato del fatto che si era stabilita nell'ambito dei paesi che facevano parte allora delle comunità europee e poi diventata Unione Europea, c'era una tariffa esterna comune. E c'erano degli accordi che facevano capo per quanto riguarda, diciamo, che rispondevano, diciamo, a una logica comunitaria. Non solo gli accordi di carattere commerciale, che devono essere evidentemente applicabili a tutti gli stati membri dell'Unione, della Comunità Europea, ma penso, per esempio, ai cosiddetti accordi che erano stati fatti fin dagli inizi con le ex colonie e che avevano prodotto in particolare in Africa, ma non soltanto, e che avevano anche lì evidentemente prodotto, diciamo, degli accordi di carattere essenzialmente economico e commerciale, rivolti soprattutto ad aiutare dei paesi che erano molto, molto, molto disastrati. Di qui, infatti, negli anni 60 avevamo avuto con questi paesi i cosiddetti ACP. ACP significa
tanto per intenderci, Africa, Caraibi e Pacifico. Avevamo avuto negli anni 60 due convenzioni che avevano lo stesso nome, Convenzione di Yaoundé, poi abbiamo avuto delle altre due convenzioni, quella di Lomé e quella che risale praticamente a qualche anno prima del passaggio al nuovo secolo, che era la Convenzione di Cotonou. Qui la proiezione esterna, per quanto riguarda quelle che erano le conseguenze, direi, dovute del fatto che si era raggiunto un'unione economica e monetaria, erano di competenza delle istituzioni comunitarie, tutte, a partire dal Consiglio, la Commissione, il Parlamento europeo e naturalmente la Corte di giustizia che sta, come voi sapete, a Lussemburgo. Accanto dunque a questo tipo di proiezione, che ripeto, era abbastanza, direi, un fatto scontato per effetto, ripeto, dell'unione economica e monetaria, del completamento del mercato unico, c'era anche un ulteriore aspetto che viene fuori molto dopo, che è quello della politica estera. Tant'è vero che la prima volta in cui si comincia a parlare di un alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, chiamato normalmente PESC, alto rappresentante per la PESC, è con il Trattato di Amsterdam. E vedremo adesso qual era la differenza tra il trattato e l'alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune, PESC, per il trattato di Amsterdam. Loro sanno che il trattato di Amsterdam è entrato in funzione nel 1999 ed è terminato quando entra in funzione nel 2009 il trattato attualmente vigente, cioè il trattato di Lisbona. L'alto rappresentante per la PESC, però all'epoca, cioè quella sotto, diciamo, le regole del trattato di Amsterdam, era un alto rappresentante che in qualche modo era esclusivamente emanazione del Consiglio, cioè degli Stati membri. Tant'è vero che l'alto rappresentante per la PESC, oltre a occuparsi di politica estera e sicurezza comune, il termine PESC è introdotto per la prima volta in un trattato ed è il trattato di Amsterdam. Questo signore era anche segretario generale del Consiglio, cioè si trattava di una persona che era legata interamente al volere degli stati membri rappresentati in Consiglio. Certo che quando si tratta, diciamo, di sei paesi membri originari, poi si è saliti a 10, quando è entrato il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e poi la Grecia, a 12 quando si è parlato della Spagna e del Portogallo, era più facile sui temi della politica estera trovare anche un accordo tra gli stati membri. Molto più difficile quando da 12 si passa attualmente agli attuali, si passa attualmente ai 27. Però, ripeto, l'alto rappresentante per la PES ai sensi dell'articolo, ai sensi del trattato di Amsterdam era praticamente un'emanazione del Consiglio, cioè degli Stati membri. E non si teneva conto evidentemente delle altre istituzioni che sono la Commissione che propone, il Parlamento europeo, che ha anche la sua parola da dire, e naturalmente la Corte di giustizia, che come loro sanno si trova a Lussemburgo. Quindi l'alto rappresentante per la PESC, che era anche segretario generale del Consiglio, ripeto,
non aveva dei rapporti, diciamo così, con altre istituzioni, sempre dell'Unione Europea, cioè la Commissione, il Parlamento Europeo e la Corte di Giustizia. Teniamo presente anche, per quanto riguarda la proiezione esterna a quell'epoca, mi riferisco al Trattato di Amsterdam, la proiezione esterna faceva capo alla Commissione e c'era una direttrice, un direttore generale, l'ultima fu una direttrice, Benita Ferrero Waldner, austriaca, che si occupava proprio di questi aspetti, degli accordi commerciali, di fare degli accordi che erano il risultato di quella che possiamo chiamare un'integrazione implicita, per esempio degli accordi di traffico aereo. Altro è l'accordo che uno Stato può fare con un altro Stato per il sorvolo dei propri aerei. Ma normalmente questi accordi che riguardano tutto lo spazio aereo dell'Unione Europea finivano per cadere nelle responsabilità della Commissione. Non so se sono stato chiaro, ma questo è assolutamente importante per poter in qualche modo, diciamo così, meglio capire qual è la funzione dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, così come è definita nel Trattato di Lisbona. Ripeto, qui vorrei ricordare un articolo che è assolutamente importante, contenuto nelle disposizioni relative all'istituzione del Trattato sull'Unione Europea, più esattamente l'articolo 18, che dice al paragrafo 2 che l'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. E subito dopo, nel paragrafo 4 dello stesso articolo 18, dice che nell'esercizio delle sue responsabilità in seno alla Commissione si occupa di tutto ciò che riguarda la proiezione esterna dell'Unione. E questo perché? Perché l'alto rappresentante per la politica, per gli affari esteri e per la politica di sicurezza è, con il trattato attualmente in vigore, anche vicepresidente della Commissione Europea. In pratica, su di lui ricadono tutte quante le competenze che attengono alla proiezione esterna dell'Unione Europea. Proiezione esterna che si divide in due. C'è la proiezione che segue una logica comunitaria. Vi ho ricordato gli accordi commerciali, vi ho ricordato un accordo sul traffico aereo, vi posso ricordare anche le limitazioni che si possono porre, per esempio, al commercio di certi prodotti in tutta l'Unione Europea, che quindi copre tutti i territori dell'Unione Europea, e in questo caso c'è la competenza in primis della Commissione Europea, che fa le sue proposte al riguardo. E poi c'è quest'altra parte invece della politica estera e di sicurezza comune, che invece risponde a un'altra logica, che non è più la logica che chiamerei comunitaria, ma è una logica che chiamiamo intergovernativa. E questo va tenuto presente, perché qui si pone un grosso problema, e lo spiegherò fra poco, che cui si trova confrontato proprio l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, che è la coerenza nel suo agire verso l'esterno. Perché, ripeto, lui è titolare da un lato di azioni che in gran parte sono determinate dagli stati membri,
cioè quelle che rispondono ad una logica intergovernativa, rispetto invece a delle altre competenze che sono le competenze proprie dell'Unione Europea e che sono il risultato di questo processo di integrazione che era iniziato con la firma dei trattati fondativi. Il primo era stato il trattato istitutivo della CECA, cioè della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nel 1951, ma soprattutto dei trattati di Roma, in particolare il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, che come loro sanno erano stati firmati a Roma esattamente nel 1954. Quindi la proiezione, lo ripeto, esterna ancora oggi dell'Europa, la proiezione esterna ha due facce. Quella che risponde a una logica comunitaria e nella quale sono coinvolte, vedremo, tutte le istituzioni, e invece una proiezione esterna che risponde a una logica che è una logica, direi così, una logica che non è una logica sovranista, una logica in cui gli stati membri hanno molte cose da dire e da fare. Non esiste oggi come oggi un esercito comune. E ricordiamo che proprio l'articolo 18 del trattato di Lisbona, là dove descrive come funzionano le istituzioni del trattato, e all'articolo 18 parla appunto dell'alto rappresentante dell'Unione, dice che l'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune, ma guida anche quella politica di sicurezza e di difesa comune che potrebbe un giorno portare a una difesa comune. Quando però rientriamo evidentemente nel campo non più comunitario, ma in una logica, diciamo, intergovernativa, quando ci sarà una deliberazione del Consiglio europeo. Quando parlo di Consiglio europeo, ripeto, è il Consiglio formato dai capi di Stato o di governo. Perché, come loro sanno, bisogna anche tenere presente le costituzioni dei diversi stati. I responsabili, per esempio in Francia, della politica estera è il Presidente della Repubblica. Ecco perché nel Consiglio europeo interviene il Presidente della Repubblica francese. Da noi, oppure in Germania e in quasi tutti gli altri stati, intervengono i primi ministri, cioè il Presidente del Consiglio. Ecco, però, questo è il Consiglio europeo. Consiglio europeo formato, ripeto, capi di Stato o capi di governo. E poi abbiamo un altro consiglio, e adesso lo vedremo bene, perché il consiglio, tra gli altri, quello affari esteri, che invece è il consiglio a cui partecipano i ministri. Non esiste naturalmente un solo consiglio dell'Unione Europea, ne esistono molti. Esiste il Consiglio degli Affari Esteri, che, come vi dirò fra poco, è qualcosa un pochino a parte. E poi ci sono altri consigli, che sono quelli economici, quelli dei trasporti, c'è tutta una serie degli affari sociali, tutta una serie degli affari commerciali, tutta una serie di consigli che sono presieduti normalmente dal ministro dello Stato che esercita la presidenza di turno, che è semestrale. A differenza di quello che capita invece proprio per quanto riguarda il Consiglio nel formato ministri degli affari esteri, che non è presieduto dal ministro degli affari esteri che detiene la presidenza di turno, ma è invece nelle mani
e presieduto quel consiglio dall'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune dell'Unione. Queste sono state anche le grandi differenze tra l'alto rappresentante all'epoca della vigenza del Trattato di Amsterdam e l'alto rappresentante che esiste oggi. Perché ai sensi, ripeto, del Trattato di Amsterdam, quell'alto rappresentante che era essenzialmente emanazione del Consiglio, era anche segretario generale del Consiglio, ricopriva le due cariche, quello di alto rappresentante e quello di segretario generale del Consiglio. Quindi non c'entravano le istituzioni. Oggi, e questa è una delle novità, e anche una delle grosse difficoltà che adesso vedremo incontra l'alto rappresentante, perché attualmente l'alto rappresentante si è voluto in qualche modo fare di lui un personaggio responsabile di tutta l'azione esterna dell'Unione Europea, quindi non soltanto di quella che è legata al processo di integrazione iniziato con i trattati fondativi e che riguardavano il passaggio al mercato unico e all'unione economica e monetaria, ma la proiezione esterna, l'altra parte, quella, la politica estera di sicurezza e di difesa comune, è invece una politica che è ancora in mano agli Stati. E qual è la differenza fondamentale? Che per le materie che rientrano, che rispondono alla logica, diciamo, dell'Unione, si applica normalmente, per quanto riguarda le relative decisioni che deve prendere il Consiglio o il Consiglio europeo, nel formato, ripeto, di capi di Stato e governo, si parte, in questo caso, dalla maggioranza qualificata. Mentre, se si tratta invece di parlare di politica estera, di sicurezza e di difesa, è qui invece si deve ricorrere all'unanimità dei consensi. E voi capirete che se si è 6 paesi membri o se si è 10 o 12, è abbastanza facile trovare poi l'unanimità tutto sommato. Già era stato difficile quando cominciò a entrare il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca, ma però quando si è in 27, la difficoltà di creare quello che vuole il Trattato di Lisbona e che affida all'alto rappresentante quello della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, diviene un'impresa molto molto difficile. E Jacques Delors, che era stato un grande presidente della Commissione, era stato nominato presidente per la prima volta, è stato in carica appunto nel 1985 ed era stato in carica dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, osava dire che l'Unione non è altro che una federazione di Stati-Nazioni. E capite che la federazione è una cosa e gli Stati-Nazioni sono qualcosa di differente. E lui diceva, uso un termine, quello, la formula dei contrari che usava Eraclito, quando c'è una contrapposizione, quando c'è una incompatibilità, e per cui è molto difficile a questo punto riuscire nel compito che indica il paragrafo quarto dell'articolo 18 del Trattato di Lisbona, quando dice che l'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione, quindi praticamente ha su di sé l'onere di tutte le competenze che si proiettano verso l'esterno e che fino all'epoca del Trattato di Lisbona
era in mano al commissario per le relazioni esterne. L'ultima era stata appunto l'austriaca Benita Ferrero-Walter, e che evidentemente muovono da un'altra logica. Ma perché questo? Ma perché qui c'è un problema anche di fondo, che è evidentemente che gli stati ancora sono legati a quel concetto di prerogativa sovrana che praticamente era maturato alla fine del XVIII secolo. Quelle prerogative sovrane che si compendiano in tre parole. Primo, levare gli eserciti, che non si ottengono. Quello di amministrare la giustizia, che non si ottiene. Terzo, quello di battere la moneta, e che si è ottenuta finalmente col trattato di Maastricht. Ma come osservava l'allora ministro e poi presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, quando ancora nel 2003, ricevendo qui a Roma, in Quirinale, i rappresentanti della BCE, Banca Centrale Europea, che non dipende dagli Stati membri, ma dipende dall'Unione, perché a seguito della moneta, il dominio della moneta, il potere della moneta non dipende più dagli Stati membri, ebbene Ciampi parlava, ma proprio con riferimento, e questo vale anche oggi, all'Unione Economica, parlava di una zoppia, perché diceva: sì, è vero, abbiamo la moneta unica, ma non siamo ancora riusciti a completare l'unione economica e a cercare di mettere insieme i bilanci degli Stati membri, che ubbidiscono oggi, ancora oggi, a dei criteri che non sono dei criteri comuni, ma sono dei criteri che ciascun governo applica. Questo è il punto. E naturalmente, in quella volta, proprio nel 2003, Carlo Azeglio Ciampi aveva anche parlato della zoppia che esiste per quanto riguarda la politica estera. Ma si era anche congratulato che proprio nel marzo di quell'anno era cominciata la prima missione in Mozambico, una missione che era guidata dall'alto rappresentante. Ecco, spero di avere fatto comprendere, prima di andare avanti, questo grosso problema che abbiamo ancora oggi, soprattutto, non solo per quanto riguarda il passaggio a una unione economica completa, ma anche e soprattutto per quanto riguarda appunto la politica estera e di sicurezza comune, che, ripeto, è ancora gestita con una logica intergovernativa e richiede, salvo qualche eccezione che vedremo, ma richiede quasi sempre, anzi sempre, il voto all'unanimità per quanto riguarda le diverse decisioni. Se si tratta di definire una strategia comune, la strategia è definita all'unanimità dal Consiglio europeo. Quando si tratta di scendere più nei particolari, cioè quando si tratta di dare esecuzione alla strategia comune attraverso due elementi, due strumenti, che sono o la missione comune o, diciamo, la posizione comune, prendere una posizione o assumere una missione, è in questo caso normalmente la decisione è presa dal Consiglio. Però già nel Trattato di Amsterdam e di fronte alla difficoltà che si era arrivati a essere 28 Stati membri e poi 27 dopo la Brexit, c'era il problema che era effettivamente molto difficile.
arrivare a degli accordi, anche per quanto riguarda, diciamo, delle materie che poi potevano anche a un certo momento trovare l'assenso di tutti gli Stati membri. Ma molti Stati membri, ancora attualmente, sono legati a quel concetto che il levare un esercito, passiamo alla difesa, è in definitiva ancora una prerogativa sovrana. E la grande difficoltà che trova oggi l'alto rappresentante per il Trattato di Amsterdam, per il Trattato di Lisbona, che è nello stesso tempo il responsabile della proiezione esterna per le materie che sono comunitarizzate, ma anche delle materie che non lo sono e che sono quelle della politica estera e di sicurezza comune, qualche volta mettere insieme queste cose non è proprio facile. E allora qui si pone il problema per il povero alto rappresentante anche di mantenere dei rapporti molto stretti con ciascuno degli Stati membri. Non basta ricorrere al Consiglio. Sì, il Consiglio è presieduto dall'alto rappresentante e questo facilita le opere, ma molte volte l'opera attuale degli alti rappresentanti, lo vedremo anche tra poco più in dettaglio, è un'opera che richiede anche il fatto di spostarsi nelle varie capitali per parlare con i responsabili a partire dai capi di Stato e poi anche dei capi di governo e poi anche dei ministri degli esteri a seconda del caso. Spero di avere fatto comprendere bene questo problema che viene fuori dalla proiezione esterna dell'Unione Europea. E vorrei passare un momento alle procedure di nomina. Quelle del primo alto rappresentante per la peste prevista dal Trattato di Amsterdam aveva già rappresentato qualcosa di nuovo per il processo di integrazione europea. E il suo primo titolare, lo spagnolo Xavier Solana, che resterà in carica 10 anni, il mandato dell'alto rappresentante di 5, ma lui venne riconfermato, era un personaggio importante che aveva avuto dietro di sé molti incarichi importanti, non solo quello di ministro degli esteri a Madrid, ma anche quello di segretario generale della NATO, ed è stato in carica per tutto il periodo della vigenza del Trattato di Amsterdam. E vedremo anche il perché. Però lui era segretario generale del Consiglio, quindi era una creatura del Consiglio e evidentemente le altre istituzioni non avevano molto da dire in proposito. Ora, se passiamo dal passato al presente, la novità di rilievo che è introdotta dal Trattato di Lisbona è che l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a differenza di Xavier Solana, che era l'unico alto rappresentante ex Trattato di Amsterdam, l'attuale viene nominato dal Consiglio europeo, che si pronuncia la maggioranza qualificata, però con l'assenso del Presidente della Commissione. Questo è un elemento assolutamente nuovo. Quello cioè di aver introdotto la norma secondo la quale l'alto rappresentante non è soltanto più la creatura del Consiglio, ma deve essere anche nominato con l'accordo del Presidente della Commissione Europea. Ma non è finita qui, perché siccome l'alto rappresentante ex Trattato di Lisbona e anche vicepresidente della Commissione, lui è eletto insieme agli altri membri della Commissione. E qui c'è una procedura che è diversa
dalla procedura della nomina dell'alto rappresentante per la politica estera. Però sono due procedure che a un certo momento si intrecciano e che fanno sì che la durata del mandato dell'alto rappresentante oggi per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune coincide con quella del commissario. Ma il vicepresidente, l'alto rappresentante in quanto vicepresidente, deve andare a parlare anche al Parlamento europeo. Può essere chiamato dal Parlamento europeo, il Parlamento europeo lo chiama. E c'è sempre, ogni 3 o 4 mesi, delle riunioni a Strasburgo, anche a livello naturalmente delle commissioni parlamentari. Quindi voi sapete, commissioni parlamentari, Parlamento europeo, si riuniscono un po' a Strasburgo ma anche a Bruxelles, dove deve intervenire l'alto rappresentante. Questo, direi, in qualche modo è stato il successo di questa figura, dove si è cercato di fare uno sforzo, anche se resta sempre, ripeto, questa divisione. Ma vorrei arrivare a un punto che è il più importante di tutti. E siccome ho poco tempo a disposizione, sarò brevissimo. Che è il contenuto del mandato dell'alto rappresentante. E mi riferisco in particolare a quella che è la politica di sicurezza e di difesa comune. E il trattato di Arts dice: speriamo di arrivare a una difesa comune quando ci sarà da parte del Consiglio europeo, cioè nel formato di capi di Stato e di governo, quando ci sarà una decisione presa all'unanimità. E adesso questo non c'è. Però già qualche differenza si è posta, in particolare quando si tratta, a seguito di una decisione presa dal Consiglio europeo per una strategia comune, quando si tratta di passare a prendere delle decisioni a livello di Consiglio formato affari esteri, presieduto dall'alto rappresentante, perché si tratta di dare attuazione alla strategia comune, e allora bisogna o prendere una posizione comune o intraprendere un'azione comune. E in questo caso basta la maggioranza qualificata. E questo c'è qualche cosa di importante sulla direzione di una comunitarizzazione anche della politica di difesa. Ma qui è molto importante l'azione che svolge l'alto commissario. Ed è importante soprattutto oggi. Dimentichiamo che le grosse difficoltà le avevamo trovate quando era caduto il muro di Berlino, quando cioè l'importanza, cioè l'azione dell'Unione Europea non era più soltanto quella di combattere un avversario alle porte. Mi riferisco al periodo prima della caduta del muro di Berlino. Ma si trattava adesso di fare ben altro. Si trattava cioè di cercare di portare la pace e la democrazia di cui parla il Trattato di Lisbona nei paesi terzi. Attraverso che cosa? Attraverso, evidentemente, non solo delle prese di posizione comune, ma anche di missioni comuni. E anche l'ultima di queste missioni è una missione che è stata presa appunto per l'addestramento di militari in Ucraina. E in questo caso la missione, ripeto, può essere non presa, non può essere presa all'unanimità, ma può essere anche presa a una maggioranza qualificata. Intendo per maggioranza qualificata una maggioranza che richiede il 55% del numero degli Stati membri e circa il 75% della popolazione degli Stati membri. È chiaro che se mettiamo insieme il Lussemburgo, il Belgio e la Danimarca non si arriva
a questo risultato di avere una maggioranza qualificata. Ma quello che è molto importante in questo processo che dovrà un giorno sboccare, come siamo arrivati alla moneta unica, arriveremo anche all'esercito comune. Oggi non è così. E da qui il grande compito dell'alto rappresentante di definire delle strategie che aiutino soprattutto nel mondo di oggi a cambiare le capacità degli Stati membri, che non sono più soltanto delle capacità operative che riguardano la difesa dei confini, ma che riguardano appunto, come dice il trattato, aiutare dei paesi terzi. Faccio un esempio, nel 1991-93, per esempio la Bosnia-Herzegovina, all'epoca di Milosevic, e subito dopo il Kosovo, periodi nei quali l'Unione Europea ha fatto, scusatemi la parola, un flop spaventoso, tant'è vero che si è dovuti poi ricorrere all'aiuto del presidente degli Stati Uniti Clinton. Ma attualmente, anche su questo versante, e grazie soprattutto all'alto rappresentante, si stanno studiando delle strategie che sono all'altezza dei tempi e che tengono conto anche di altre azioni che non sono quelle dello scontro, ma si tratta di azioni ibride. Per esempio, per fare un esempio molto semplice, eserciti che non dipendono dagli Stati membri, ma mi immagino, per esempio, per fare un caso che conoscete tutti, certamente quello delle missioni della missione Wagner, che evidentemente non è formata da militari, ma è formata da reclusi che vengono messi insieme. Questo è un po' la grande novità. Qui, mi scuso, devo fermare perché il tempo ruitora e quindi se ci sono delle domande sarò ben lieto di rispondere. Grazie mille, ambasciatore. Mi è dispiaciuto interromperla perché davvero ho ascoltato con grande piacere e interesse il suo excursus sulla figura dell'alto rappresentante, un excursus non solamente storico ma anche giuridico, relativo alle competenze, a come si sono evolute le competenze dell'alto rappresentante sulla base dei trattati che si sono susseguiti, e ci ha anche fatto un quadro del contesto all'interno del quale l'alto rappresentante si muove. E, allora, in attesa che arrivino le domande da parte dei partecipanti che ci ascoltano, ne approfitto per farle io una domanda sulla base della sua conclusione ottimistica sul fatto che come siamo arrivati alla moneta comune, l'Unione Europea arriverà un giorno anche all'esercito comune. Quindi nella prospettiva di una realizzazione effettiva dell'esercito comune, in questo caso come evolveranno le competenze dell'alto rappresentante nel caso di una PESC realmente comunitaria e non più intergovernativa? Ah, vede, lo stesso trattato di Amsterdam dice che bisogna arrivare a una difesa comune quando ci sarà il voto, diciamo, unanime dei membri del Consiglio europeo, quando cioè si potrà creare un esercito che non è più l'esercito italiano, francese, tedesco, eccetera, ma che anche esiste un esercito che è un esercito comune. Questo è il punto. Ma quello che oggi è ancora più essenziale è quello di essere in grado, e questo l'azione dell'alto rappresentante di tutti, a partire da Solana, ma parlo anche della Mogherini e parlo dell'attuale Borrell, che ha inventato la cosiddetta bussola strategica, che è stata approvata dal Consiglio europeo a marzo dello scorso anno, quando già era in funzione quando già era entrato il conflitto tra l'Ucraina e la Russia, aveva raggiunto dei momenti particolarmente delicati. Ma quello che è importante, sulla quale soprattutto oggi insiste l'attuale rappresentante permanente Josep Borrell, è quello di sviluppare queste capacità, di capire che non siamo più nel passato,
E non si tratta soltanto di combattere con delle armi, perché oggi le armi sono altre. Ci sono i droni, c'è la cibernetica, ci sono quelle che chiamano le misure ibride. E da qui nasce una cosa che è stata introdotta proprio dall'alto rappresentante, è quella della cooperazione strutturata permanente, dove non c'è l'unanimità, ma dove sono gli stati che hanno una capacità, strumenti, e qui il problema importante è naturalmente una buona sintesi tra quello che sono in grado di fare le nostre imprese, le nostre industrie, nel settore del miglioramento di questi strumenti. Ecco perché la cooperazione strutturata permanente non funziona più all'unanimità già da ora, ma funziona alla maggioranza. Alla maggioranza qualificata, cioè a dei paesi che dimostrino di essere in grado di mettere a disposizione dell'Unione delle missioni militari e delle capacità operative che siano avanzate. Non tutti hanno a disposizione dei droni o hanno a disposizione, diciamo, degli strumenti che entrano, diciamo, in strategie come quelle attuali. Questo lo sappiamo benissimo, ecco, questo è un po' il punto. Grazie ambasciatore. Lei ha menzionato la bussola strategica. È arrivata una domanda appunto che riguarda la bussola strategica dell'Unione Europea. Può la bussola essere considerata un'opportunità per creare la base di un esercito europeo? Ma è chiaro che il trattato di Lisbona parla di una difesa comune il giorno in cui ci sarà una decisione presa all'unanimità. Ma questa duplicità già esiste anche, diciamo, nell'ambito dell'Unione Economica e Monetaria. Cioè, se si tratta di fare un accordo commerciale che investe tutti gli Stati membri, per effetto che c'è una tariffa esterna comune, perché ci sono delle regole, è chiaro che la competenza è una competenza comunitaria, ma nulla vieta a uno Stato membro di fare un accordo commerciale che non leda però, diciamo così, le disposizioni che riguardano questo settore e che possono concernere soltanto un determinato governo. Il governo italiano può benissimo fare un accordo, per esempio, con gli Stati Uniti per delle forniture militari. Non so se rendo l'idea. C'è anche in questo settore degli aspetti che se non toccano l'Unione in sé possono essere, diciamo, oggetto di una decisione da parte dei singoli Stati membri. Ora, se posso dire come la penso, io non credo che sarà facile arrivare a fare a riunire queste due procedure, quella cioè sovranazionale, la logica sovranazionale con la logica, diciamo, intergovernativa. È dura. Basta capire per la moneta. Io l'ho vissuto il problema della moneta. Ricordo che i francesi non la volevano. E non la volevano. E mi ricordo una riunione una sera a due tra il nostro ministro degli esteri e il presidente Mitterrand, a proposito proprio che volevamo obbligare il cancelliere Kohl, da poco era stata fatta l'unificazione della Germania, e c'era qualcuno che temeva che
con l'unificazione e con, diciamo, lo scioglimento del patto di Varsavia e il ritiro, il dissolvimento dell'Unione Sovietica, che la Germania potesse andare da un'altra parte. E il giorno dopo, l'11 dicembre del 1992, quando si chiuse il trattato di Maastricht, che poi verrà firmato sempre a Maastricht il 2 febbraio, si impose al cancelliere Kohl, ai tedeschi, una data finale, che loro non volevano. Loro volevano continuare a poter utilizzare la moneta comune, la loro moneta, cioè il Deutschmark. E dovettero alla fine accettare di fronte alle resistenze che francesi e italiani in quell'occasione avevano posto. Ecco, non so se rendo l'idea, faccio dei casi, degli esempi di questo tipo che possono aiutare a capire la situazione. Il presidente Mitterrand a quell'epoca era terrorizzato, perché da poco erano riusciti a mettere insieme le due Germanie contro il presidente della Bundesbank, Otto Karl Pearl, che voleva cambiare un Deutschmark contro due marche dell'Est. E questa cosa politicamente non era leggera. E fu per questa ragione che a un certo momento Kohl riuscì a imporsi all'interno del suo paese e sulla banca, sulla Bundesbank, per ottenere il cambio un marco tedesco e un marco, un Deutschmark e un marco della Germania orientale. Per Kohl a quel momento era molto difficile andare oltre e chiedere come voleva la Bundesbank, tant'è vero che il presidente della Bundesbank poi dimissionò in quell'occasione. Chiedere anche che fosse stabilita una data precisa entro la quale doveva entrare in vigore la moneta comune. Di fronte, diciamo, a delle evenienze che io adesso non saprei indovinare, perché non sono un mago, un indovino. Non avrei mai pensato che per arrivare alla moneta unica di cui si era parlato alla conferenza dell'AIA del 1971, il rapporto Tindemans, che fu il primo rapporto che parlava di unione economica e monetaria, venne affidato dai capi il compito, dai capi di Stato e Governo, a Tindemans, il belga, nel 1971. Ma l'unione e la moneta unica è entrata in vigore, come loro sanno benissimo, cioè la decisione è stata dopo il 1900, alla fine degli anni 90. E per poi entrare in vigore nel 1992, per diventare poi distribuito l'euro. Non so se ho reso l'idea. Sicuramente sì. E io vorrei chiederle, secondo lei, tra quelli che ha conosciuto, qual è stato il miglior alto rappresentante finora? Rappresentante? Sì. Secondo me il più bravo. E glielo spiego anche il perché, se vuole, purtroppo faccio perdere un po' di tempo, fu certamente Solana. Solana aveva dietro le spalle, come vi ho detto, diciamo così, una bella carriera. Ma lui, dopo essere stato nominato nel 1999, esattamente i primi di novembre del 99, al Consiglio Europeo di Colonia, segretario generale del Consiglio e alto rappresentante per la peste, qualche giorno dopo gli si dà l'incarico di segretario generale dell'Unione dell'Europa Occidentale. Lei sa che cos'era l'Unione dell'Europa Occidentale? Era nata dai trattati fatti nel 1948 tra Francia e Inghilterra. Si trattava in qualche modo di coinvolgere anche i paesi che erano stati fino al giorno prima in conflitto, a partire anche dall'Italia, diciamolo francamente, anche se il timore più grande era la Germania. E l'unione
dell'Europa occidentale non era altro che una parvenza di cooperazione per la difesa dell'Europa che doveva affiancare la NATO. E che cosa inventò? Questo è interessante. Che cosa inventò l'UEO? Inventò delle missioni che erano state decise insieme alla NATO nel lontano 1990-91 e che erano le cosiddette missioni di Petersberg, che grazie proprio a Solana, che era diventato segretario generale dell'UEO, l'UEO venne sciolto nel 2011, ma tutte quelle missioni passarono all'alto rappresentante. Beh, questo è stato un risultato notevole da parte di Solana. Certo. Così anche la Mogherini si era molto data da fare e soprattutto vorrei ricordare, perché questa è una cosa appunto recentissima e già ne ho parlato, di questo piano strategico che è quello dell'attuale alto rappresentante che è Borrell e che si chiama la bussola strategica e che si preoccupa soprattutto di rafforzare lo strumento militare in previsione di una situazione e di evenienze che potremmo probabilmente, sono ancora ipotetiche, ma che possiamo già immaginare. E infatti la capacità, diciamo la bussola strategica, viene anche chiamata capacità di sviluppo rapido ed è formata da quattro pilastri abbastanza importanti che coprono tutta la politica di sicurezza e di difesa, soprattutto quella di difesa. E che consiste che cosa? Nella capacità di rispondere immediatamente a un attacco, nella capacità di sapere reagire a qualunque tipo di minacce, comprese le minacce cosiddette ibride, e naturalmente aumento delle risorse finanziarie per la difesa, e da ultimo partenariato con altre organizzazioni, NATO, OSCE e Unione Africana. All'Unione Africana siamo sempre stati legati, evidentemente per effetto che buona parte di quegli stati erano ex colonie europee. E quindi basta pensare, io ricordo quell'epoca, mi trovavo a Bruxelles, veniamo alla fine degli anni 60, ma la convenzione di Yaoundé era stata una convenzione molto importante che aveva, diciamo, coinvolto tutti i governi degli allora stati membri, che erano sei, per riuscire anche a sorreggere quei governi ed evitare delle crisi interne. E di crisi ce n'erano. Le peggiori sono state quelle dei Balcani, un pochino dopo, quelle degli anni 90, quando Milošević aveva cercato di imporre la sua volontà in Bosnia-Herzegovina e poi nel Kosovo, e non ci si su grazie a delle missioni che però quella volta, e lì si rivelò l'impotenza dell'Unione Europea, ci fu l'intervento della NATO, di Clinton, che si era impegnato in prima persona a darci le armi necessarie per fermare i ribelli, per fermare gli attacchi che venivano dalla Serbia, da Milošević, che voleva di nuovo rimettere insieme l'ex Jugoslavia di Tito. Grazie ambasciatore, purtroppo il tempo ci costringe a chiudere, io la ringrazio nuovamente per aver condiviso con noi la sua visione, le sue conoscenze, la sua esperienza sulla politica estera di sicurezza e difesa dell'Unione Europea con un focus particolare sul ruolo dell'alto rappresentante dell'UE. E quindi chiudo questa lezione con una comunicazione per i partecipanti. Ricordo che sono disponibili le registrazioni delle lezioni online. Avete ricevuto via email la pagina web dove poter accedere alla visualizzazione delle registrazioni, che saranno disponibili fino al 17 aprile, e per l'ottenimento dell'attestato di partecipazione vi ricordo che sono necessarie 5 chiamiamole presenze
su 6, che è il numero totale delle lezioni che compongono il corso. La sesta e ultima lezione si svolgerà il prossimo 29 marzo e vi do quindi appuntamento a questa giornata. Ringrazio nuovamente l'ambasciatore Cavalchini per il suo intervento e ringrazio voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata. Sono anch'io che vorrei moltissimo ringraziare tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. È un argomento delicato che richiederebbe molto tempo, anche per spiegare proprio che cosa hanno fatto questi altri rappresentanti. Naturalmente ho puntato su uno degli elementi più importanti, cioè la capacità di adattare le nostre forze a delle minacce che per il momento sono soltanto ipotetiche, ma alle quali bisogna pensare. Grazie. Grazie a lei, ambasciatore. Arrivederci. Arrivederci.